Filippo, come vicepresidente ANCE, da tempo ci segui in questo progetto, ci hai seguito e sostenuto con l'Associazione dei Giovani dell'ANCE dall'inizio, quindi vorrei sentire se lato ANCE vedete questo progetto anche come un'opportunità, oltre al fatto che so che personalmente ti piaccia molto e sei molto vicino al progetto. Sì, Filippo, mi eccoci. sentite? Sì, ti sentiamo, ciao. Ottimo, buongiorno a tutti. Stefano, ciao. Come sempre un piacere vederti e sentirti. Speriamo al più presto in presenza. Sì, noi ci crediamo non da oggi. Io anche personalmente, da quando ero presidente dei giovani, a me qualche anno è purtroppo passato, però insomma, qui siamo e il fatto che il progetto sia in piedi è comunque un ottimo segnale. Ho ascoltato i lavori e i diciamo, discorsi di chi mi ha preceduto, ce ne sono tanti di interessanti. Mi piace riprendere, perché l'ho trovata calzante e divertente, la metafora del paguro, che è stata fatta da Marco Morganti di Intesa. Noi siamo senz'altro quelli che, una volta individuato dal paguro la conchiglia più confortevole, gliela rendiamo fruibile e ancor più confortevole. Crediamo che assolutamente ci siano dei presupposti, arrivati a questo punto e traguardando ovviamente il 2021 come un anno che, oltre, speriamo sia, deve essere un anno veramente di rinascita per tante ragioni, sia anche un anno ricco di opportunità e anche di fondi, finanziamenti che prima non potevamo onestamente pensare di avere. Dobbiamo poterlo sfruttare perché effettivamente si esprimano le potenzialità che un progetto come questo, insieme ad altri ovviamente, può portare. Mi ha fatto particolarmente piacere sentire sempre da Marco Morganti, ma anche da Invitalia prima di lui, commenti positivi sul mercato, cioè dire: al di là di tutto, la fiducia degli investitori persiste. Questo, lo percepiamo anche noi, è un segnale fondamentale. Se posso, prima di dire in che modo noi, diciamo, come ANCE possiamo dare una mano, credendo ovviamente nel progetto, manca in questo momento, secondo me, un solo ingrediente. Può esserci la fiducia degli investitori, c'è sicuramente un valore paese che è sotto gli occhi di tutti, sul quale non mi dilungo perché non ce n'è affatto bisogno. Ci sono le regole finanziarie del gioco, perché si è detto, bassi canoni, lunghe concessioni, basso costo del denaro, quindi ci sono gli elementi fondamentali. Quello su cui tutti insieme possiamo e dobbiamo ancora lavorare è il quadro delle regole. Con te, Stefano, ne abbiamo parlato tante volte e qui diciamo che questo progetto fa parte del grande progetto italiano della rigenerazione, perché si tratta di valorizzare ciò che già esiste, si tratta di lavorare brownfield, si tratta di costruire sul costruito e potrei andare avanti con gli infiniti slogan che la rigenerazione urbana si porta dietro. Abbiamo però bisogno che effettivamente il quadro delle regole renda straordinariamente agevole il percorso della rigenerazione, perché è un percorso che inizialmente può essere più complicato rispetto a quello che è stato nei decenni precedenti, il costruire, diciamo, invece sul greenfield, e quindi ha bisogno di un quadro delle regole straordinariamente semplice. Noi, come ANCE, ci stiamo lavorando a tutti i livelli. Perché questo progetto può essere più importante di altri? Perché, visti gli attori, vista l'Agenzia del Demanio come capofila, visto l'interesse pubblico, vista la dimensione, la tipologia degli oggetti che effettivamente oggi sono sul mercato, noi avevamo cominciato, lo ricorderai, eravamo in Puglia, parlavamo di Fari, adesso si parla veramente di tante cose importanti, significative, simboliche. Ecco, forse insieme possiamo avere, diciamo, un po' più di forza nel forzare questo cambio delle regole. Mi riferisco alla legge urbanistica del 42, al decreto degli standard, al testo unico dell'edilizia, a quella complessa normativa urbanistica con la quale ci troviamo a dover lavorare e che stiamo provando a modificare a compartimenti stagni, pezzo per pezzo, senza avviare invece un lavoro omogeneo che sarebbe necessario. Ecco, credo che quello sia veramente il tassello in più che può far diventare uno straordinario progetto una straordinaria realtà in tempi anche molto più brevi di quanto non avremmo pensato, proprio per le condizioni al contorno che io credo e mi auguro che avremo a partire dal prossimo anno. Ecco, in questo
contate, come avete sempre fatto, di questo ve ne ringrazio particolarmente e ringrazio in particolar modo te Stefano, contate davvero su di noi, ci siamo e ci vogliamo continuare ad essere. Ok, Filippo, ti ringrazio davvero, hai toccato un tema di cui ha parlato prima il direttore Agostini, che è quello della rigenerazione, no? Tra le tante cose questo progetto vuole essere anche un progetto di rigenerazione, quindi ti ringrazio perché sappiamo, ne abbiamo parlato personalmente, ma insomma anche come ANCE siete attenti e siete vicini, quindi ci fa molto piacere.